primo giorno a Edimburgo quasi terminato, è stata una giornata un po' faticosa, fa molto freddo, c'è tanto tanto da camminare e oggi abbiamo beccato sole, poi vento, poi acquazzone, poi di nuovo sereno, insomma è molto molto variabile il tempo qua. Abbiamo fatto un bel giro lungo il castello. È stato faticoso perché è tutto in salita, però ne vale veramente la pena, c'è un panorama fantastico e abbiamo girato anche nella zona Royal Mile, mi sembra che si chiami, dove ci sono tutti i negozi abbastanza tipici che vendono il tartan, la lana, insomma, tutte cose abbastanza caratteristiche. Ci siamo fermati poi in un pub a mangiare e adesso stiamo tornando lentamente in hotel che siamo stravolti. Secondo giorno a Edimburgo, siamo fuori il museo degli scrittori. Qua a Edimburgo aprono tutti i posti molto tardi, o dalle 10 in poi chiudono tutti molto presto, quindi è difficile incastrare bene i tempi, però la zona è veramente molto carina. Adesso aspettiamo che apra e poi entriamo. Un'altra giornata è volata, adesso sono in hotel, sono veramente stravolta, è stata una giornata pienissima, non ho avuto infatti nemmeno un attimo di tempo per fermarmi a filmare, raccontarvi che cosa stavamo facendo, che cosa avevamo visto. Praticamente dopo il museo degli scrittori siamo stati alla Scotch and Whisky Experience. Organizzano praticamente dei tour in cui spiegano come viene fatto il whisky, le caratteristiche principali dello scotch whisky, c'era anche una degustazione, insomma si poteva scegliere il tipo e poi ci hanno anche regalato il bicchierino dove abbiamo assaggiato lo scotch whisky. È stata un'esperienza veramente molto molto interessante. Dopodiché siamo andati in Victoria Street a pranzare. Abbiamo assaggiato l'haggis, è praticamente un insaccato fatto con l'interiora di pecora. Detto così non sembra tanto invitante, in realtà era anche abbastanza buono, cioè a me è piaciuto. Era leggermente speziato, un pepato, un po' piccante, però veramente buono. Siamo stati poi al National Scottish Museum, non abbiamo visitato ovviamente tutto, soltanto una parte, anche perché c'era tanta gente e poi è un museo in cui c'è un po' di tutto, cioè si va dalle parti più meccaniche, scientifiche, agli animali, vestiti tradizionali d'epoca, insomma c'era un po' di tutto. E dopo siamo andati in giro per Edimburgo con un tour organizzato a tema Harry Potter. Praticamente c'è questo tour completamente gratuito, a offerta libera, che serve a scoprire delle curiosità, diciamo, su Harry Potter, dove è stato scritto il libro, che cosa ha ispirato J.K. Rowling, dove ad esempio si è laureata e così via. Ci sono tanti piccoli posti che ci hanno mostrato, tante curiosità, insomma è stato un tour molto carino. Ha iniziato però a piovere, più non posso, faceva molto freddo, quindi ci siamo poi rifugiati nei negozi. Siamo andati verso Prince Street, dove ci sono tantissimi negozi, cioè ad esempio Jenner's, che è una specie di Harrods, quindi quasi centro commerciale a piani, poi c'era anche Lush, Topshop, Primark, tutti questi negozi qua. Siamo stati anche da Waterstones, una libreria, era su due piani, veramente molto molto carina. Abbiamo cenato e poi siamo tornati in hotel. Ultimo
giorno a Edimburgo e c'è un sole accecante! Il programma di oggi è andare a visitare il Museo di Arte Moderna. È in una zona un po' distante dal centro città, però ci sono anche i canali. Secondo me deve essere una zona molto carina. Poi ci sono i giardini di questo museo che sono abbastanza particolari. Visto che è una bella giornata, ci facciamo una bella camminata e poi, non so, vedremo. C'è qualcosa da vedere di bello, che siano le case, le strade, i vicoletti, insomma, io mi fermo ogni 5 secondi a fare foto o video perché è tutto veramente molto molto bello. Stamattina era una bella giornata, adesso è venuto il freddo e il nuvolo. Siccome oggi ancora non è iniziato a piovere, abbiamo approfittato per fare una passeggiata. Abbiamo rivisto alcuni posti che ci sono piaciuti tanto e adesso torniamo al mio amatissimo castello. Passeggiata al castello, abbiamo fatto una breve sosta in un negozio di libri usati. Erano più che altro libri di antiquariato per collezionisti, però è stato comunque molto carino girare. Avevano delle edizioni molto vecchie di fiabe, del Signore degli Anelli, di Harry Potter, insomma c'erano delle cose comunque interessanti. Adesso ci siamo un attimo rifugiati in hotel perché siamo stanchissimi e dopo ci aspetta l'ultima cena qua a Edimburgo. Abbiamo addocchiato una sorta di pub svedese che sembra carino e interessante. In questi giorni comunque abbiamo mangiato diverse cose anche abbastanza tipiche e sono felice, ho assaggiato il vero porridge scozzese e il tanto temuto haggis. Anche se siamo stati soltanto un weekend qua a Edimburgo, mi è piaciuta molto la città. Mi piace molto il fatto che non si debba entrare per forza in un museo o in un posto particolare per vivere appieno la città, nel senso ovunque ti giri c'è qualcosa da ammirare. Mi è piaciuta tanto per questo. Poi noi non abbiamo preso mezzi pubblici, ci siamo sempre spostati a piedi, quindi abbiamo scovato anche dei luoghi un po' più nascosti, veramente molto carini. La mia parte preferita è sicuramente la zona del castello. Il castello in generale per me è bellissimo. Mi è piaciuto molto anche Victoria Street, in generale tutto quello che è attorno al castello e la parte vecchia, diciamo, della città, secondo me è molto bella anche a livello di architettura. E niente, spero che questo vlog vi sia piaciuto, io ho passato dei momenti bellissimi qua a Edimburgo, mi sono veramente innamorata di questa città e mi piacerebbe visitare anche altri posti della Scozia perché comunque qua ci troviamo nella parte bassa, quindi si sente un po' l'influenza, ma non tanto, secondo me al nord è ancora più caratteristico. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!